Come la mula, parla come il papu. Vai Bobo, tieni, non la mollare. E c'ho mal di schiena, Nico. Vai Bobo. Arriva, è 10:30, arriva il vecchio papu, eh. Bobo, non mi abbandonare, ti voglio bene, no, sono tuo fratello, non mollare. Bobo, per favore. Mi stai facendo venire caldo, già mi fai ridere, questo felpone di 100 kg mi viene caldo. Allora, ho visto un messaggio, parto subito col botto, ho visto un messaggio di Ronnie, ha scritto Ronnie. Nico, per favore parla in barese che mi fai ammazzare dalla risata. Allora, questa non la dico in barese, però ragazzi, c'era anche Ronnie, c'era anche Bobo, mi è venuto in mente, qualcuno si arrabbierà, che sarà un certo signore che si chiama Clarence Seedorf. Non raccontarla. Perché hai capito già. Non allora, raccontarla. Ancora, ragazzi. Tu dici quando abbiamo fatto la riunione? Sì. Ah. La racconti te o la racconto io? La racconto io non posso, uno. non posso. Tu sei ospite e puoi fare quello che vuoi. Clarence, lo sai che ti voglio bene. Con tu sei Clarence, ospite e anche autore. Bravo. Ragazzi, ci dovevamo stoppare un giorno per organizzarci. Quindi, mo andiamo dritto come proprio... Dopo aver sentito Cassano che ha detto i marmi di Caracalla, che sono i marmi di Carrara, però. Allora, Clarence, siamo in riunione, una riunione seria, non stavamo andando, stavamo avendo un momento di difficoltà, siamo a centrocampo, Cooper arrabbiato, stiamo parlando e da niente si vede Clarence con la mano alzata. Si vede Clarence. Con la mano al cane che fa, mister, posso dire una cosa? Vai Clarence, dici, mister, ma Gigi ce l'ha con me perché non mi passa la palla. Come si è scoppiata a ridere, tu sembrava una cosa seria, si è scoppiata a ridere, guarda Ronnie che ride. Ronnie, ma ti ricordi Ronnie? Mamma mia. Io ho detto Clarence. C'è Materazzi che... anche, Marco sta morendo da ridere. Guarda, io ho detto Clarence, non è che non te lo vuol dare, Gigi lancia sempre, Gigi come c'è la palla lancia l'attacco, non guardo dove sei tu. C'è stato un attimo di gelo, l'abbiamo guardata Clarence. Pum, si è scoppiati tutti a ridere oggi. È vero. Ragazzi. O tutti quanti a prenderlo per il culo. Clarence non te la dà perché non gli sei simpatico. Secondo me gli hai detto qualcosa. Mister, posso dire una cosa? Ma Gigi ce l'ha con me perché non mi passa la palla. Questa è storia, ragazzi. E Gigi fa, a Clara, ma che cazzo stai a dire? Che cazzo stai a dire? Io ti voglio bene. Come cazzo la fai? Perché Gigi effettivamente, guarda che cacchio, con te Ronnie davanti Recoba, è normale che alcune volte cerchi di andare direttamente alle attaccanti. Ma che fenomeno era qua? Ecco, già comincia a togliere le mani. Fai sudare, Nick. Fai sudare. Mica, guarda che maglia che ho messo, Bobo, eh? Nick. Anche te, Nick? Ah! Io sei il numero uno, Nick. Ma Nick non l'hai fatta per me. Eh sì, come no? È vero? Ma secondo te che faccio onore fare una maglia così a caso? Però ricordati, Bobo, non mi abbandonare mai. Ti voglio bene. Ci conosciamo da 21 anni. Un'altra roba che mo devi raccontare tu, Bobo. Quando... Non posso io, Nick. Io sono il conduttore. Voi mi dovete raccontare a me. Vabbè.
Allora, la racconto io quella che voglio dire, che voglio che la racconti tu. Guarda Rosario come ride. La vuoi raccontare io o quella che voglio raccontare tu? Cosa che dici? No, io volevo anzavo. Mi dici quando è già la frutta e sei andato a fare al Blackburn, sei andato ad allenarti, che c'era quello lì. Ma che, io non la sapevo sta storia. Ma che cacchio fa? Sei andato al Blackburn ad allenarti? Ho fatto una settimana di allenamenti perché il Bubà, che è stato carino, mi dice, vai a allenarti, vai a giocare in Inghilterra da qualche parte. Allora lui mi dice dopo un giorno, guarda, se vuoi, ho parlato con quelli del Blackburn, se ti vai a allenare con loro, se vedo che sei, non hai problemi fisici, e mi dice, ma tu hai problemi fisici? No, allora ti fanno il contratto, vai. Io dico, vabbè, vado là. E sto là una settimana, ok, e mi alleno tutto a posto, poi ci danno 3 giorni liberi. Eravamo in Austria, io prendo, vado in Sardegna, 3 giorni vacanza, e poi cos'è? Dopo 3 giorni dovevamo trovarci a Brunico, una roba così. Allora dico a mio amico Silvio, che è lì, dice, sì, dico, Silvio, vieni a prendermi all'aeroporto, poi andiamo in macchina e mi porti là. Lui, ok, dopo 3 giorni prendo l'aereo, e lui prende il trolley e la mette in baule, e io sono fermo così. E lui mi dice, che cazzo stai facendo fermo così? Io, no, niente, aspetta un minuto. E lui dice... Che è successo? No, dico, aspetta un minuto, dai. E dopo 2 minuti che sono, mi dice, oh, ma che è successo? Gli dico, ma indogazzo, vado, ma basta. Lasciami qua, me ne ritorno in vacanza. Allora l'ho lasciato, preso la valigia, sono via. Te ne sei andato, eh? Sì. Ma perché stavi per filmare col Blackburn e poi lì hai smesso proprio, eh? Sì, penso di sì, non mi ricordo, Nick. Era ora, Bobo, eh? No? Ma potevo ancora giocare, solo che non lo so... Matri chiede sempre alle 5. Eh? Matri chiede, sono sempre alle 5. Matri alle 5? Matri, sì. Domani ho un post, faccio proprio il post in onore tuo che è uno spettacolo, ragazzi. È da morire da ridere, però è domani. Quello che volevo farti raccontare a te, e me lo racconto qui, e se c'è Ronny ride anche lì. Ti ricordi quando erano quarti di finale, che se vincevamo andavamo in semifinale in Europa League, e Cooper fa la formazione e dice titolare Vieri Callon, e tu fai, mister, ma stiamo vincendo il campionato, poi col Valencia c'è Ayala che mi riempie di botte, fai giocaventola. Porca madosca, quante botte che ho preso! Un altro spigoloso! E ginocchiate, e gomitate. Vai Ronny, ha scritto che c'è. Ronny, ma ti ricordi? Mi ha fatto giocare col Valencia, non voleva giocare lui perché c'era Ayala. Porco due, che ginocchiate spigolose. Che poi... Nico, mi devo preparare per il campionato. Scusa. Ma no, mister, lascia stare, c'è Ayala, fai giocare a Ventola. Che ho fatto pure gol, e quella partita che c'era Farinosi in porta. Ok. Che ho fatto gol dopo 3 minuti, come al solito, tutti in difesa, un casino, negli ultimi 18 minuti, non si capiva più niente, con Farinosi in porta, che c'era Kerio, 3 metri, Farinosi, il guanto di Toldo, Araxie. Farinosi con la maglia di Toldo all'incontrario, che gli andava dalle ginocchia. Ma c'è la Longobarda, la da aver. Mamma mia. Gol dopo 3 minuti, quante botte ho preso. E come Marco Materazzi, che poi te la racconterà, Cudichino de Merde, col Siena, che mi dava le gomitate. Però quante botte che ho preso, ci avevi ragione. In silenzio me le dava. Non disse una parola. Porco due, che botte che pigliavo là. Gli tiravo delle gomitate, dei cazzotti, ginocchiata, non dicevo una parola. Io dicevo, ma cazzo, ma non sente niente questo? Anche sul calcio d'angolo? Gli davo delle fiammate sulle costole e sentivo, stock! E io dicevo,
Ma che, non va giù, non sente niente, ma che sta? Che poi non ti puoi neanche arrabbiare, perché te le dà e vedi che è normale per lui, quindi non stai a litigare. Pensa, questa cosa l'ho raccontata, non mi ricordo dove, nei prossimi giorni forse devo fare un'intervista con lui. Pensa. Una roba così, sì, sì. L'hai raccontata che c'era Ronnie che rideva da morire lì a quella roba lì, con Mirko, mi sa, con la Gazzetta. Sì, sì, che sì. C'era Ronnie che rideva, ma è impressionante quante botte. Comunque, era d'acciaio Ayala, ha scritto no, Marco. Prima ha scritto lui, quando lui te le dava a Siena, erano meritate. No, come la racconta Marco, è pure bella, perché Marco è convinto di quello che faceva. Oh, ma se sei amici, ho capito in campo, ma chiedi scusa, chiedi che cacchio. Cioè, poi mi pigliava per il culo, mi guardava come ti chiami, come non ti chiami, ma ho cassotto, Marco. È impressionante. No, devastante. Comunque possiamo dire, c'è Cocò che scrive bravo Pippo, con chi ce l'hai Cocò? È il regista. Ah, con chi? Presidente regista. Scrive sempre di Berlusconi, Bobo. Ma secondo me, io ho detto a Pippo Polignano, ma secondo te Berlusconi viene in una mia diretta? Ma figurati. Non verrà mai, ma stai scherzando. Va. Ma mai dire questo. Mai, però. Comunque posso dire anche che oggi, che ieri non abbiamo fatto la diretta. Ieri o oggi? Ieri. Oh, oggi stiamo in diretta. Oh. No, tu hai detto ieri o oggi. No, vabbè, sono in... Ci siamo sentiti prima, hai capito come sto oggi. Ti voglio bene, Momo! Allora. Ti stavo dicendo che ieri, dobbiamo dire alle amici, che non abbiamo fatto la diretta perché sono andato a zittire il gallo di Taribo. Perché dovete sapere che quando giochiamo a carte, io e Bobo, per non fargli venire i jolly, io lo gufo, che è un piccione, che fa... E lì parte gli insulti. Quando faccio così, i jolly vengono tutti a Monsieur Ventolar. Le gens sont fait, rien va plus. Oh, allora sentite qua, tutti i nostri amici qua. Lippi oggi... No, ieri... Oggi dove partiamo? Allora, sì, allora ieri... Stavo giocando a foot volley, ok? E Lippi è il più scarso di tutti noi a giocare a qualsiasi sport. È inguardabile. Però lui fa tutto il figo. Ieri a giocare a foot volley, casca e si rompe una costola da solo. Quindi c'è la costola tutto gonfio e oggi non l'hanno fatto partire. Quindi deve stare ancora 10-15 giorni a Santo Domingo e non può partire. Oh, la Farnesina aveva detto ok, Monsieur Lippi, ok, vous pouvez partir, potete partire, tutto a posto, si è rotto la costola, memmero! Allora, senti qua, compleanno di Lippi ad Ibiza, ok? Siamo 40-50 persone, c'è anche il papà. Allora io dico, era il periodo che giocavo a football io contro tutti, allora dico io, ragazzi, giochiamo io contro... tutti voi, erano in 25 erano? O 23? In quanti erano? 20, mi sa erano in 20-25 e tutti quanti, c'era Bombardini e Lippi, e tutti quanti, sì, vabbè, ma qua, ma come fai a vincere? Io ho detto, giochiamo 25 euro a testa, io banco tutti quanti. Quindi io bancavo 25 euro a testa per 20-25 persone e se io vincevo, loro mi davano 25 euro a testa a me. Cavolo. Oh, ma io cosa ho fatto io? Ho detto, metto il papà di Lippi, di Davide lì, che è il mio mister. Sì. Ora, allora, io da una parte da solo con 25 persone, sto per battere, dico, per cominciare, dico, ragazzi, aspetta, volevo dire una cosa. Mister, c'è Davide, siccome è qua e lo stai guardando, si caga addosso. La pressione, come sto guardando. Allora, è rimasto immobile, scioccato, per mezz'ora.
si è mosso, sudato Fradicio era. Quella che sta scrivendo, smettila di dire cagate. Dai, allora, ti conosciamo perché ti, allora ti giuro, buonissimi. C'è anche la costanza, è tutto vero. E poi lei è andata a riscuotere i soldi a tutti. No, ma giocavano e poi passavano da me. Allora, si è cagato addosso, una paura, perché mi, e poi ogni punto dice, mister, guarda Davide, eh. E lui gli fa, mi faceva, lascialo stare, non dici niente, c'ha paura. E Davide è così, ma Davide se lo vedi tecnicamente è bravissimo. Bravissimo. Se c'è il suo papà che guarda, pff, rovinato. Sì, 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 sì. No, ma è così Davide. Oh, ma che stavo dicendo poi? Non lo so, amico, non lo so. No, no, stavo dicendo per la gente che mi conosce adesso, che mi... Ragazzi, io ho fatto. Mi viene cosa hai fatto? No, voglio sentire, cosa che hai fatto? L'anno dopo che abbiamo perso lo scudetto, l'anno dopo. Io sono stato un anno fermo, infortunato. L'Inter che faceva, la Betty Moratti che la saluto, mi mandavano nell'Inter Club, li ho fatti tutti, anche in Svizzera, per cantare. Non perché, perché mi conoscevano come cantante. Dovevo cantare, perché avevamo fatto Amala. Oh, ma ti ricordi il video? Oh, avrò fatto 50 Inter Club quell'anno, perché voi... Lì quell'anno siamo arrivati in semifinale di Champions League, eh? C'è da andare, bisogna durante l'anno andare all'Inter Club, volevano me per cantare, non perché giocavo a pallone. Ah, ma ti ricordi il video che tu hai fatto 24 partite, 24 gol e dovevi stare per forza nel video, cercavano di farti cantare il video, che senza... no, ci hanno dato il foglietto in mano dal giorno alla mattina. E mi volevano far cantare, Nico, ma dove vado? Con sto capello unto, olioso, porco due. Olioso, con tutti, ma dove vado? No. Ho beccato una foto con Lele a Danio. Lele c'aveva la maglia della Sweet Tears in quel video. Sì, 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 sì. Ma la fate vedere, ma la fate vedere. Ai, ai. Ascoltami, io tra 5 minuti c'ho il Papu, eh. Allora, ti racconto questa del Papu veloce. Perché Bergamo per me è stata la piazza che mi ha portato più fortuna, nel senso statisticamente, e dove ho fatto partite gol più di tutto. Più di tutti. Più di tutti. No, io volevamo savoir sempre. C'è Materazzi che dice, che vuol dire Cos'è che detto Materazzi? Cosa ha detto Marco? Ma... Con Marco lo sai che parliamo solo dialetto barese, mi manda dei video della Puglia e delle le risate che ci facciamo. Mamma mia. E che le capisce lui. Marco ha fatto la scuola 3 anni o 2 anni. Dopo ti dico, Marco, l'ho chiamato ieri, ho fatto un FaceTime con Marco ieri e pesa 60 kg, pesa meno ora che quando giocava. Oh, dove ti spiego? C'ha la capa la supposta, si è rassato i capelli, c'ha la testa come la supposta, la Zeppelin. Marco, stai bene con i capelli rasati, te lo volevo dire. La capa della Zeppelin, ti dico. Come questa capa della Zeppa ha fatto gol in finale del mondiale, sto capa della Zeppa. Oh, quando giocavo io a Bari, suo papà, che mi ha fatto esordire, non credeva tanto in lui, secondo me, vabbè. Li facevano, lui cacciava solo forte, tecnicamente poi è migliorato, ogni tanto li facevano allenare i portieri. Io ci avevo 17 anni, Marco a 23 anni, 24, non so se aveva squadra, poi è andato a Trapani... Poi è andata a Cagliari, Marco ha fatto la gavetta vera, ho tanto di chapeau. Ha fatto la gavetta. Che cazzo stava a dire? Non mi ricordo. Il Papu Gomez! Il Papu. Beppe, poi mi devi mettere la musica prima che ci lasciamo. Prima che ci lascia. E che ci stava a dire? Lele Adari, stanotte a che ora facciamo? Ha scritto. Alle 12 e mezza? No, alle 12, alle 12, 12, scusa. L'ultima cosa e poi se c'è il Papu lo lasciamo. Il Papu, io a Bergamo sono arrivato, non so come mai, mi hanno voluto Ventola, il colpo più importante, è tipo Sperone alla Longobarda, mi vogliono dare il numero 10. Bobo, col numero 10 è tanta roba, il cuore già mi batteva. Sono arrivato a Bergamo, i tifosi mi hanno detto già ti chiami Nicola e non ci piace, va bene, un altro discorso. Però prendo la numero 10
E poi faccio benissimo. E poi ho saputo che, vabbè, Papu è numero 10 ed è stato per 2 anni nella casa dove io ho vissuto a Bergamo, quindi vuol dire che porta tutto sotto. Hai capito perché? È tutta questa roba per dire una cazzata così? Sì, perché io sono positivo, Bobo, perché tu non mi vuoi bene, tu mi devi voler bene, Bobo, perché? Perché non mi vuoi bene? Io da 21 anni che ti conosco. Se c'è Bobo lì, vento l'orgoglio pugliese. Ragazzi, vi dico una roba veloce. Le squadre sono tutte nel mio cuore, però io sono di Bari e il Bari nel cuore, la squadra sempre nel mio cuore rimarrà. Ho preparato una canzone per voi spettacolare. Vabbè, questo è Bobo DJ oggi, One Nation, One Station. Allora, Papu è arrivato. È arrivato Papu? Sì, devo fare lui perché c'è i beat. Un secondo, Bobo. Un secondo, eh? Un secondo solo, me lo dai un secondo? Vai, vai, veloce, veloce. Dai. Vai. Sei di Grumo Appula, Materazzi che mi scrive che sono di Grumo Appula. Vi saluto così!